Il coinvolgimento dell'esercito statunitense nella questione UFO risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando i piloti delle forze aeree si trovarono di fronte a misteriose sfere luminose soprannominate Foo Fighters, i caccia infuocati che li tallonavano durante le missioni e poi sfrecciavano via. Volavano attorno a qualunque nostro velivolo, un comportamento strano, con la capacità di vibrarsi e di muoversi ad altissima velocità, di compiere manovre angolari, di salire e scendere volando in linea retta, tutto silenziosamente senza segni di propulsione o ali o coda. Per noi 50 anni fa questo era impossibile. Nell'estate del 1947 numerosi UFO furono avvistati da autorità locali, piloti di linea e civili in tutto il mondo. Entro luglio questi avvistamenti erano finiti sulle prime pagine dei giornali di tutti gli Stati Uniti, culminando l'8 luglio con il presunto recupero di un disco precipitato in un ranch nei pressi di Roswell, in New Mexico. L'esercito rispose con grande prontezza. Mandarono una miriade di agenti a setacciare tutta la zona di Roswell e noi invece ci tenemmo in disparte come degli idioti, dicendo non esiste, era solo un pallone sonda. 50 anni dopo l'incidente di Roswell, il colonnello Philip J. Corso, ex membro del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, ha rivelato che la storia dei palloni meteorologici fu una copertura per nascondere lo schianto di un'astronave aliena. Ne sappiamo il fatto per proteggere le nostre installazioni, perché passare per stupidi avrebbe distrutto la nostra organizzazione agli occhi del governo e dell'opinione pubblica. La discrezione è la parte migliore del coraggio e noi mantenemmo la cosa riservata. Pochi sapevano, solo comunicazioni da persona a persona, niente di scritto. Nonostante il governo americano sostenesse che gli UFO non esistono, questo memorandum segreto scritto dal generale Nathan Twining suggerisce il contrario. L'opinione prevalente espressa dal comando in materia aerea fu che il fenomeno riferito è qualcosa di reale e non visionario o fittizio. Il memorandum continua. Esistono degli oggetti, verosimilmente della forma approssimativa di un disco, di dimensioni così considerevoli da apparire grandi quanto un velivolo costruito dall'uomo. In questo clima di caos e nello sforzo di riorganizzare l'esercito statunitense, il presidente Truman approvò il National Security Act, sul quale venne fondata la moderna struttura della sicurezza nazionale americana. Inoltre, la legge sulla sicurezza nazionale istituiva il Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la CIA. Quel decreto del 1947 consentì di creare uno Stato nello Stato. Nel suo libro UFOs and the National Security State, Richard Dolan sostiene che la firma del National Security Act diede luogo a un'infrastruttura di intelligence capace di assicurare un altissimo livello di segretezza. Avevano poteri illimitati, ricchezze illimitate, illimitato livello di segretezza e illimitata libertà d'azione. Il livello di segretezza imposto dal governo americano sulla questione UFO appare chiaro in questo memorandum top secret. Fu redatto nel 1950 dall'ingegnere elettronico Wilbur Smith, un alto funzionario del Dipartimento dei Trasporti canadese. Dopo un incontro con un autorevole scienziato collegato al Pentagono, Wilbur Smith fu informato del fatto che i dischi volanti esistono. E ancora più eloquentemente, per il governo degli Stati Uniti questa materia è al massimo livello di classificazione, persino superiore alla bomba all'idrogeno. A mio parere temevano il panico incontrollato se la gente avesse saputo che qualcuno possedeva velivoli capaci di tali prestazioni a guerra appena finita. In una limpida notte del febbraio 1951, il tenente Graham Bethune era ai comandi di un aereo da trasporto della Marina statunitense, in rotta dall'Islanda all'America. Era un volo di routine, ma a un tratto Bethune notò uno strano gruppo di luci sotto il suo aereo. Eravamo a 3.000 metri, l'oggetto a circa 24 km da noi. Ci fu addosso in un istante, a velocità pazzesca. Disinnestai il pilota automatico per controllare il volo. Pensavo che ce l'avremmo fatta a passare sotto quell'affare evitando la collisione. Ma me lo ritrovai davanti e ostruì tutto il campo visivo dalla cabina di pilotaggio. Era gigantesco, aveva un diametro di circa 90 metri. Solo quando si alzò tornammo a vedere davanti a noi. Secondo il tenente Bethune, l'oggetto stazionò per circa un minuto, poi accelerò rapidamente e scomparve sopra l'orizzonte. Al suo rientro all'aeroporto militare canadese di Newfoundland, Bethune venne interrogato a fondo da diversi ufficiali dei servizi segreti della Marina,
La conclusione fu che gli ordinarono di tacere per sempre. È un ordine che alla fine accetti solo perché sei un militare, sei al servizio di una nazione per difenderla. Ti dicono di fare una cosa e tu la fai. La natura del gruppo responsabile della strategia di segretezza sugli UFO fu rivelata al tenente Bethune diversi mesi dopo, durante una conversazione con un agente dei servizi segreti della Marina. Io gli chiesi, cosa ne è stato del mio rapporto? Mi disse che era finito nelle mani del capo operazioni dell'intelligence navale, poi era passato ad un comitato di intelligence interforze. Poco tempo dopo appresi che si trattava del MAGIC, il gruppo speciale di controllo dei servizi segreti. Questo supercomitato stabiliva cosa fosse l'interesse per la sicurezza nazionale, e se una cosa lo era, se ne occupavano solo loro.